Paolo Vento, amministratore delegato di Sicurit. Siamo qui a Fiera Sicurezza 2017. Quali le novità che Sicurit presenta? Beh, quest'anno è come tutti gli altri anni, presentare delle novità è sempre più difficile, perché ormai col mondo dell'internet praticamente appena c'è una novità si cerca di divulgarla immediatamente. Però anche quest'anno siamo riusciti a mantenere due o tre prodotti nascosti fino all'ultimo momento. Il primo è la gestione di domotica usando delle centrali antintrusioni. Allora, chi fa domotica oggi parte dalla domotica e inserisce dei sensori antintrusione. Noi invece partiamo dalla centrale antifurto, per cui con tutta una gamma di prodotti professionali e più sofisticati per l'antintrusione, e a questo abbiamo aggiunto la gestione della domotica con lo Z-Wave. Per cui sicuramente di base c'è la sicurezza innanzitutto, perché oggi la domotica può sempre avere dei problemi di guasti, e se si guasta una domotica, se non si accende il forno, se non parte la lavatrice, se non si accende l'irrigazione esterna, poco importa. Ma se invece in un pianto di domotica si guasta un sensore antintrusione, questo chiaramente potrebbe creare dei grossi problemi. Per cui uno dei primi prodotti che lanceremo a marzo dell'anno prossimo sarà tutta la gestione domotica della linea antintrusione Visonic, che già oggi comprende tutta la parte di sensori con videoverifica, perché ormai quando scatta l'allarme e suona la sirena non basta più, si sa che il ladro continua a rubare e aspetta, tanto in 20 minuti se ne va, non arriva nessuno. Con la videoverifica invece chiaramente anche le centrali e le istituzioni e le vigilanze possono vedere che effettivamente non è un allarme improprio ma c'è un intrusore, e di conseguenza chiamare le forze dell'ordine e intervenire più rapidamente. Questo come prima parte di antintrusione, mentre invece nella parte video ormai i mega non si contano più, 1 mega, 2 mega, 4 mega, 8 mega, 12 mega, e presentiamo quest'anno tutta una linea di prodotti 4K, che sono appunto gli 8 mega, per una risoluzione comunque molto più elevata e che serve chiaramente per l'identificazione nella videosorveglianza. Una volta, quando c'erano le telecamere a bassa risoluzione, di notte si vedeva una persona che si muoveva. Oggi con l'alta risoluzione si vede questa persona in faccia, e questa fa una gran differenza. Per cui diciamo che nella linea del TVCC abbiamo presentato quello che è l'alta risoluzione, nell'antintrusione abbiamo associato la domotica, e nella sezione invece delle protezioni perimetrali esterno abbiamo trasformato tutti i collegamenti in rete IP, perché ormai le reti sono il futuro e di conseguenza anche tutti i nostri sensori per esterno adesso possono essere collegati in rete.